Ali! Lei che ho chiamato a gran voce è Alina ed è il motivo principale di questo vlog. Ma andiamo con ordine. Questo sono io che parlo con degli studenti. Questo è il mio socio che parla con dei potenziali investitori. E questo sono di nuovo io che sistemo la nostra postazione. Sono a Bologna e sono stato invitato a rappresentare Usivi, la nostra startup, allo Startup Ecosystem Day della Bologna Business School. Ora vi spiego un po' di cose. Siamo in camera e sto preparando le ultimissime cose per l'evento e la riflessione che stavo facendo è se non fosse un po' troppo presto con Usivi per partecipare a questo tipo di eventi. L'obiettivo di questo video sarà infatti non solo raccontarvi l'esperienza e l'evento in sé, ma analizzare anche da un punto di vista cinico e imprenditoriale se partecipare, l'investimento che ho fatto per partecipare a questo evento, sia stato worth oppure no. Ho saputo dell'evento il 23 dicembre, quindi non ho avuto il tempo materiale per affidarmi a un grafico e ho dovuto preparare tutta la parte di branding di mano mia. Ora vi faccio vedere. Ho preparato due vele da scrivania, queste sono grafiche che ho fatto io, sono venute abbastanza bene, e poi un centinaio di brochure, fronte retro. Anche questo è stato un lavoro abbastanza delicato, però alla fine il risultato finale non mi dispiace. Totale della spesa per queste cose di branding, 100 euro. Tra un po' arriverà anche il mio socio Duccio da Milano, con il quale definiremo insieme gli obiettivi di questo evento. Intanto, poiché so che siete curiosi, vi faccio fare un bel tour della camera in cui sto pernottando. A me questo stile settecentesco fa impazzire. Finito il tour della casa, sono uscito a prendere il socio. Eccolo il socio! Lui è Duccio, founder di Corsidia, e insieme stiamo portando avanti il progetto Usivi. Grande! Mazza, non si cammina più guardando... Allora, tu... sì. Allora, quali sono gli obiettivi di un evento come questo per una startup che magari non ha ancora un business model? E soprattutto come bisogna affrontare l'evento? Allora, va affrontato a cuor leggero, okay. Magari con un po' di vino che aiuta. Non abbiamo un business model, su questo è importante essere trasparenti, non c'è niente di male, siamo all'inizio, però può essere utile parlare con tante persone come ricerca di mercato per capire in che direzione puoi sviluppare. Non avere un business model non è un dramma, molte startup lo sviluppano in corso d'opera o addirittura lo cambiano nel tempo. Certo, non è un granché verso gli investitori, ma stiamo lavorando ogni giorno anche per questo. Terminato il meeting, ci siamo immediatamente recati alla location dell'evento. Siamo alla location dell'evento e fa freddissimo. Ora entriamo dentro, tra l'altro la villa si chiama Villa Guastavillani. Mai nome fu più azzeccato. Ora entriamo dentro e vediamo un po' com'è la situazione. Madonna, che freddo! Vi ricordate di Alina che abbiamo visto ad inizio video? Ecco, Alina è Career Service Specialist alla Bologna Business School. Caso ha voluto che lei è anche una delle primissime follower della storia del mio canale YouTube, nonché uno dei primissimi professionisti che ho seguito personalmente nel suo sviluppo di carriera. Quindi quando mi ha invitato a partecipare a questo evento, ho accettato immediatamente. Poi, a credito fatto, ora stiamo in postazione che stiamo finendo di allestire, poi magari vi faccio vedere com'è venuta. In pochi minuti la sala si è riempita e sono arrivati da noi i primi studenti, incuriositi dal nostro progetto. Per gli amanti del mondo HR, la cosa che tira di più di Usivi è la vision di combattere l'obsolescenza dei database di candidati e la facilità con la quale è possibile creare un CV efficace e gratuito. Raga, stiamo ricevendo un botto di complimenti per Usivi. Ho già fatto un po' di networking, quindi sta andando molto bene. Ora ovviamente alla fine farò le considerazioni finali per vedere se l'investimento è stato worth oppure no. Intanto Duccio sta lavorando e sta facendo quello che dovrei fare io, però va benissimo così. Dopo un po' di chiacchierate con studenti e potenziali investitori, ho pensato, facciamoci un giretto
e vediamo se c'è qualcosina di interessante. La mia attenzione è stata immediatamente canalizzata da una scatola tutta colorata. Nella scatola c'era un Morty che girava e Francesca gentilmente ci ha spiegato cosa fosse. Cosa fate? Allora, noi ci occupiamo di intelligenza artificiale, abbiamo sviluppato un software che è in grado di verificare... Creare dei morti, no? No, no. No, non facciamo stampare. Okay. No, però vedi che questo Morty ha qualcosa sulla fronte, non so. Ok, se sì, sì. Il nostro software che... Okay. Ok, adesso a breve Marco penso che te lo proietterà. Ok. È in grado di rilevare le difformità che ci sono sui prodotti. Ok, quindi per il controllo qualità per... Esatto. Ok. Ovviamente, diciamo, il fattore critico è che adesso il controllo qualità, soprattutto in grandi aziende, certo, viene fatto per la maggior parte in maniera manuale, quindi certo, ovviamente il nostro software consente di fare un controllo qualità molto più oggettivo e con risultati anche sicuramente con tempistiche ridotte e con costi molto, molto ridotti rispetto a utilizzare operatori manuali. Ottimo. Veloce Valerio Rick flessione. Allora, avete notato la tranquillità con la quale Francesca ci ha spiegato che vogliono sostituire con un software di intelligenza artificiale milioni di persone addette al controllo qualità? Sinceramente questa cosa mi ha un po' spaventato, però è evidente che una delle direzioni del mercato lavorativo sia questa. Quindi, il mio consiglio, cerchiamo di specializzarci. Dopo questa chiacchierata, un po' inquietante, sono ritornato in postazione a fare il mio lavoro e infine, classica conferenza di chiusura evento. Allora raga, l'evento sta per volgere al termine, è stato bellissimo, ci hanno fermato tantissime persone, ci hanno chiesto in tantissime informazioni, è stato veramente soddisfacente e niente, bella esperienza. Ad evento finito siamo scesi in una caverna a fare aperitivo. Allora Du, qui ma siamo la luce da sotto, sto facendo paura. Qui stiamo facendo l'aperitivo in caverna, qual è il resoconto dell'evento, com'è andata? Sembra che dobbiamo raccontare una storia dell'orrore con la luce. Vai, con sotto. La lampada sotto. Com'è andata? Ma direi che è un'ottima scusa per passare una giornata a chiacchierare invece di fare lavoro vero. Vero, siamo devastati, però abbiamo avuto anche feedback positivi, su. Sì, è sempre difficile capire se ti stanno dicendo qualcosa per farti piacere, per non scontentarti o perché davvero ci credono. Quindi alla fine devi vedere il giorno dopo chi è che ti chiama davvero, che numeri fai, come muove iscrizioni e cosa nasce. All'uscita ci ha colto di sorpresa una violentissima nevicata. Violentissima soprattutto per me che sono del sud. L'evento è finito e siamo rimasti bloccati nella neve. Stiamo aspettando che arrivi la navetta per riportarci a Bologna. Però è bellissimo. Fa freddissimo. Parte 2. E infine il rientro a Salerno. Allora raga, com'è andata? Voglio fare prima il resoconto economico per vedere proprio costi e benefici, se è convenuto fare questo investimento per partecipare a questo evento, e poi voglio fare quella riflessione legata a lavorare in una startup. Per partecipare a questo evento ho speso 100 euro di branding, quindi le brochure, tutto il materiale che avete visto, 180 euro per la stanza per due notti e 100 euro per il treno, quindi per la logistica. Quindi l'investimento totale per partecipare a questo evento è stato di 380 euro. Ne è valsa la pena? Da un punto di vista meramente imprenditoriale probabilmente no, perché i costi sono stati elevati e i benefici diretti economici non sono stati all'altezza dei costi. Però da un punto di vista umano, secondo me sì. Sì, perché ho conosciuto Alina, che come vi ho detto è stata una delle prime persone a seguire il mio canale e che ho supportato per raggiungere il ruolo che ora sta ricoprendo per il career service dell'Università di Bologna. Ho rincontrato il mio socio con il quale abbiamo ragionato su alcune cose importanti della roadmap di Usivi e quindi direi che è andata più che bene. Per quanto riguarda invece la riflessione sul lavorare in una startup, io anche dopo questa esperienza che ho conosciuto tante persone che non sono i proprietari, i founder della startup, ma sono persone che ci lavorano dentro, resto sempre fedele alla mia idea. Cioè che fare startup, lavorare anche da dipendente in un contesto di startup, resta una delle pochissime attività lavorative
che ci consente di poter vedere più mansioni nello stesso tempo e quindi di diversificare le nostre attività e anche di capire in un breve lasso di tempo quali sono le attività che ci piace di più svolgere e quali invece ci fanno cagare. Il consiglio valerioso resta sempre lo stesso, cioè valutare un'esperienza in startup nei primissimi anni della nostra carriera professionale. L'ideale sarebbe mentre stiamo studiando, in modo tale da indirizzarci verso poi la cosa che ci piace fare di più, ma in generale è un'esperienza che consiglio davvero a tutti. Per il vlog di oggi è tutto, grazie per avermi ascoltato, mi raccomando iscrivetevi al canale e alla prossima!